Xiaomi ha scelto Parigi e il centro d'arte St. Catherine per lanciare quattro nuovi prodotti basati sull'Artificial Intelligence of Things. Si tratta di una nuova smart band a polso, di una nuova serie di smart TV, di un modello inedito di scooter elettrico e infine del primo laptop 2-in-1 di Xiaomi. Ma la giornata parigina è stata anche l'occasione per fare il punto sullo sviluppo dell'azienda in Europa occidentale e raccontare come il nuovo catalogo si inserisca nelle strategie del gruppo. Un evento che va più in là dei singoli prodotti che abbiamo presentato, nuovissimi come Xiaomi Book S oppure aggiornamenti come Xiaomi Smart Band 7, ma il punto non è quello, il punto è mostrare, dimostrare, mettere un punto su quella che è la nostra strategia, che è smartphone moltiplicato per AIoT. Quindi la nostra convinzione è quella che lo smartphone sia semplicemente il telecomando, l'abilitatore della Smart Life, che poi arriva con questa moltiplicazione attraverso tutti i prodotti Smart Life che abbiamo visto oggi e che continueremo a vedere. Nello spazio della presentazione sono stati esposti anche altri prodotti, distribuiti in una sorta di piccola fiera per aree tematiche, dalla Smart Home ai dispositivi per la pulizia, dal fitness alle TV intelligenti. Articoli che sono rivolti ovviamente anche al mercato italiano, nel quale Xiaomi è molto forte a livello di smartphone. Direi che la situazione italiana è buona, ma c'è molto altro da fare, ci sono molti altri prodotti da scoprire. Il nostro portfolio di prodotti in Cina si compone di più di 2000 unità, quindi c'è ancora tanto da scoprire. Oggi direi che facciamo un bel punto della situazione e siamo arrivati comunque a un momento soddisfacente della nostra evoluzione. Un'evoluzione che parte dall'idea di usare le tecnologie più avanzate per offrire soluzioni che riguardano molti aspetti della vita di tutti i giorni, non solo quelli che siamo soliti associare all'ambito strettamente tech.